È una sensazione forte che mi porto da sentire di futuro, è un po', soprattutto a livello di giovani, un po' il superamento di questo senso un po' di solitudine o di abbandono che a volte si avverte in montagna. Il fatto di creare delle reti, dei collegamenti, ti fa dire: ah, ma anche tu ti senti un po' meno solo. Questo è importante per diciamo avere uno sguardo più ampio sulle cose. In questo senso anche dislivelli credo che sia un approccio, anche se multidisciplinare, è proprio in virtù di questo molto stimolante e interessante, che dà la possibilità anche a livello di ricerca di arricchire le prospettive di tutti. Un'altra cosa che mi fa piacere è che siamo giovani e siamo tra giovani, compreso Giorgio che è qui con noi. E, a proposito di cervelli in fuga, noi siamo dei cervelli che abbiamo tentato la fuga, ma la fuga non ci è riuscita per qualche motivo e quindi siamo tornati in valle. Ecco, inoltriamoci un po' nella nostra valtellina. Iniziamo questo che possiamo chiamare viaggio della speranza. Qualcuno capisce bene perché, nel senso che in valtellina, quando si arriva, che appunto si trova in Lombardia, quando si arriva a Morbegno si crede di essere arrivati, poi in realtà non è proprio così. C'è ancora parecchia strada da fare per arrivare fino a Bormio. Poi quando si arriva a Bormio si crede di essere arrivati, invece c'è ancora parecchia strada, è una strada abbastanza tortuosa per arrivare a Livigno. Su questa strada troviamo tre palle. Una caratteristica del comune di Livigno, che è un comune del tutto particolare, è che non ha, diciamo, il problema dello spopolamento né quello dell'invecchiamento. E questo grafico credo che sia abbastanza eloquente in questo senso. Se è il comune più popolato fra i 26 posti oltre i 1500 metri, il più giovane delle Alpi italiane. Crescono parecchi giovani. Nel comune di Livigno l'anno scorso sono nati 123 bambini su un comune di 6.000 abitanti. Perché tutto questo? Qualche ragione c'è, non solo perché fa freddo e bisogna passare il tempo, evidentemente, ma diciamo che Livigno gode di privilegi fiscali fin dal Medioevo, privilegi che si sono sviluppati particolarmente a partire dagli anni 30. Questo ha portato a una forte concentrazione di attività commerciali, basate molto sui generi extradoganali, ed in qualche modo di conseguenza anche a quelle turistiche. La crescita che avete visto nel grafico parte appunto dagli anni 50, in cui hanno cominciato a insediarsi attività turistiche e sono state aperte delle vie di comunicazione. Anche questa, parlando di comunicazione, le vie di comunicazione in questo contesto sono molto, molto importanti. Di fatto Trepalle, ad esempio, dista 5 km da Livigno, 25 da Bormio, ma 90 da Sondrio, che è il nostro capoluogo e che non è certo una metropoli. Più di 200 km da Milano, che è il centro, la vera metropoli più vicina a noi. Il clima è nettamente alpino, con inverni nettamente lunghi, nettamente rigidi, estati nettamente brevi e fresche. All'interno di questo comune abbiamo in gestione come cooperativa Stella Alpina un progetto giovani, finanziato appunto dal comune. Ecco, i destinatari di base sono appunto i giovani dai 15 ai 25 anni. Ma queste immagini danno un po' il senso di tutte le varie relazioni e dell'approccio che cerchiamo di usare nel nostro contesto, nel nostro lavoro, che è un approccio sostanzialmente di sviluppo della comunità, che quindi deve interessare la comunità nel suo complesso e non solamente i giovani, come se fossero una realtà distaccata da tutto il resto.
Parte nel 2007 fino al 2011, adesso abbiamo avuto un momento così difficile, ma stiamo ripartendo. Gli obiettivi del progetto sono appunto quelli di favorire nuovi spazi di evoluzione per i giovani in quest'ottica di sviluppo della comunità. Alcuni elementi del contesto giovanile di Livigno sono ad esempio il fatto che ci sono diverse fasce, molti generi, molti interessi diversi, quindi non è tutto uguale come potrebbe sembrare. Ci sono tanti gruppi formali e informali che tendono a rimanere piuttosto distaccati, c'è una grossa mobilità per il fatto di essere distaccati a livello di istruzione, eccetera, e a livello geografico ovviamente. Molto praticato lo sport e alta è l'imprenditorialità anche a livello giovanile. Arriviamo quindi a Trepalle. Noi diciamo che seguiamo questo nostro progetto anche a Trepalle, frazione di Livigno. Trepalle, nome da racconto buffo, invece in realtà è una cosa seria. E si esprimeva così anche Guareschi nel 48 dopo aver visitato il paese, conoscendo Don Parenti, che è stata una figura fondamentale per il paese e che poi, a quanto pare, ha ispirato il famoso Don Camillo di Guareschi. Trepalle è molto diverso da Livigno, pur essendo molto vicino, anche perché non fa parte di Livigno. Le sue origini in realtà risalgono a un altro comune e non a Livigno. Diventa parte integrante di Livigno dal 1800. Il nostro progetto, che abbiamo chiamato Reportage Trepalle, aveva sostanzialmente questi obiettivi. Ovviamente di dare parola ai giovani, di favorire un dialogo tra le generazioni, di conoscere maggiormente la realtà di Trepalle, che nel lavoro educativo è importante raccogliere sempre ulteriori elementi per individuare degli interventi migliori. E qui ho messo identità, scusate, mi sono sbagliato, ma comunque ecco, attenzione che è pieno di antropologi qui. Non ho fatto in tempo a correggerlo, fate finta che non ci sia. Comunque ecco, rispondere a queste domande: chi siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando, sostanzialmente. Per far questo abbiamo scelto due strumenti, che più che prodotti sono strumenti. C'è un libro che diciamo ha tutta una parte storica e quindi entra un po' più, approfondisce un po' più i vari aspetti che vengono trattati durante il video, e appunto il video, che è uno strumento così più popolare e anche uno strumento che ha delle grosse potenzialità. Queste vabbè sono le fasi del progetto, i soggetti coinvolti, appunto le tre generazioni che abbiamo determinato in questo modo. Abbiamo fatto 7 ore di ripresa, il filmato dura un'ora, c'è dietro una selezione. In realtà, sì, questa è una parte difficile, ma un'altra grossa parte difficile è stata quella di coinvolgere i soggetti. Volevamo che fosse fortemente condiviso questo lavoro. E quindi, soprattutto all'inizio, abbiamo avuto grosse difficoltà. Avevamo ad esempio una lista di anziani e avevamo coinvolto appunto i giovani per aiutarci con questo lavoro, solo che i giovani noi avevamo la lista, i giovani ci dicevano: no, questo è sordo, e questo è rimbambito, e questo se ci vai ti tira addosso la scopa, e quindi ci eravamo un po' scoraggiati, insomma. Però poi con pazienza e prudenza siamo riusciti un po' a partire. Questi sono gli 8 temi che tratta il video. Il futuro è messo alla fine, ma in realtà è un po' il tema generatore di questo lavoro. Allora, ho messo anche i costi, così per dare un'idea. Oggi non se ne è parlato molto, però sono una parte importante. Adesso vi faccio vedere solo un minuto, una parte di questo video che abbiamo fatto. Qua a Trepalle era un po' duro, perché
Si tribulava un po' con tutto. Tre Pale non è mai morto nessuno né dal freddo né dalla fame. Bello il paesaggio, comunque. Le montagne non ti fanno sentire sola, è bello. L'avevamo messa sempre molto elegante, infatti la mamma dopo capiva che non ci si vestiva eleganti per Gesù, ma per qualcun altro. Adesso con tutte le cose che hanno, Facebook, computer, tutto, sono più liberi, più aperti, telefonino, Vuoi tornare quando sarai grande? Sì, vorrei tornare e fare qualcosa per migliorare sempre più la nostra qualità di vita, insomma. Stralcio. Quasi finito. Ecco, obiettivi e risultati in qualche modo coincidono. Abbiamo sempre cercato, per quanto possibile, di condividere questo processo dall'inizio alla fine nelle varie fasi. Sicuramente ci sembrava importante metterci in ascolto, è una cosa che nel nostro lavoro è molto importante, ma è anche molto difficile dare voce prima di tutto ai giovani, ma anche alle altre generazioni. A volte si pensa alcune persone non abbiano niente da dire, in realtà poi se si danno le giuste possibilità e c'è un giusto contesto, le persone ci dicono cose molto interessanti. Poi la realtà è rappresentata. Appunto, questo video ci aiuta a vedere le varie immagini della comunità di Tre Pale da vari punti di vista e in questo modo ci aiuta a interrogarci su questa realtà e a far riflettere le persone che ci vivono. La realtà anche a 2000 metri è complessa, non è tutto uguale, non è una montagna compatta, omogenea. Le persone hanno diversi pensieri e le relazioni che si creano tra le persone hanno vari gradi di complessità, soprattutto diciamo in questa fase storica di complessità crescente. La realtà anche a 2000 metri nel tempo non è sempre tutto uguale, le cose cambiano, abbiamo cercato di farlo vedere il video che parte dagli anni 40-50, dove poi avviene un brusco cambiamento nella vita degli abitanti del paese e c'è uno sguardo appunto al futuro e anche lì ci aspettiamo che le cose cambino. Ecco, questo lavoro ci aiuta, diciamo, in questo lavoro abbiamo appunto cercato di far riflettere, di smuovere delle cose, no? E abbiamo appunto visto che le varie generazioni hanno comunque un punto di vista un po' diverso sulle cose. Abbiamo visto che in qualche modo si sentono parte di qualcosa di più grande, di una storia che va un po' oltre i confini che solitamente si riescono a vedere. E questo è importante perché diciamo c'è di base c'è l'acquisizione della fiducia, una fiducia che poi ovviamente fa pensare anche al futuro con tutta una nuova serie di possibilità, prospettive.